vedete, ha un colore rubino, è la goccia di rubino che diceva prima, con una nota già granata, molto interessante. Come vedete non è eccessivamente carico, ha la giusta dose di colorazione, perché non vi sospettitevi se vedete questa tipologia di vitigno quando viene con quelle colorazioni molto concentrate. Questo è il giusto colore della Iacco. Andiamo a sentirlo al naso. Il naso è impressionante, l'equilibrio fra l'eleganza e l'intensità. Sentite subito le note di frutta rossa che emergono immediate, le note di sottobosco, di tabacco, e poi questa eleganza della speziatura. Sentite che complessità ha questo naso. Andiamo a sentirlo in bocca. La bocca è splendida perché riesce ad avere freschezza con questa grande struttura, questa mineralità particolare. Sentite questa dose di questo affondo, questa potenza del tannino ma ben equilibrata, e sentite questa persistenza che è. È il vulcano, sì, e questo si sente bene. Ecco, questo, in questo vino è stata mantenuta l'eleganza. Noi l'abbiamo già assaggiato, perché intanto l'abbiamo anche premiato quest'anno con l'Osaria, e quindi adesso lo riassaggiamo quasi a distanza di un anno. E, però devo dire che l'evoluzione di questo vino è sempre una sorpresa, ma è lentissima, no? Come tutti i grandi vini, perché questo è ancora un vino che si dovrebbe tenere lì, no? Perché già, no, nel senso che è giovane, no? Sentite.